per ricominciare una sera buttata al cesso. Come nasce l'idea del brano Le strade di Roma? Allora, Le strade di Roma, diciamo che è una collaborazione con l'autore di un brano pubblicato nel 2016 del titolo Duty Free con Eros Pancrazi. Diciamo che dopo un po' di tempo, di pausa, tra il lavoro, tra tutte queste crisi, pandemia, guerra, ora anche, abbiamo pensato con Eros di rimetterci di nuovo in moto e presentare un nuovo prodotto, un nuovo lavoro discografico dal titolo appunto Le strade di Roma. Le strade di Roma è un brano appunto che parla di una giovane coppia universitaria, si può dire, i giovani di oggi nella città caotica di Roma, e la loro storia d'amore tra semafori, metropolitana e treni e lasciate e perdite, diciamo. E alla regia vi è una ragazza, una studentessa universitaria? Sì, alla regia c'è una studentessa universitaria, Michela Balzarotti, recitazione e regia dalla Sapienza di Roma. Dove è stato prodotto il brano? Il brano è stato prodotto a Roma, direttamente preso dal titolo, diciamo, Le strade di Roma, da Rebecca Palazzo nel suo studio Note in Musica, insieme appunto all'autore Eros Pancrazi. Quanto la musica è stata di aiuto nel periodo pandemico? La musica è stata molto di aiuto, non solo per me ma penso per tutti gli italiani. Infatti la sera si cantava tra i balconi e diciamo che è stato anche un buon antidepressivo per la popolazione e soprattutto anche per noi, perché ci ha dato la possibilità di ripassare, più che altro anche di scrivere nuovi testi, nuovi brani e nuove musiche. Come giudicheresti la tua musica, le tue canzoni? Diciamo vita quotidiana, la vita quotidiana che viviamo in questi tempi, in questi periodi, l'attualità. Chi è oggi Marco Martino? Dopo l'esperienza di Duty Free, di cui la nostra emittente si è occupata, come è cresciuto Marco Martino? Come è cambiata la musica di questo cantautore Ciro Marinese? Diciamo che è cambiato un bel po' anche per l'età, quindi si è più maturi, si vedono le cose un po' diversamente e quindi si cerca di fare sempre qualcosa in meglio. E naturalmente si è anche molto più responsabili e questo poi lo si trasporta anche a livello artistico e musicale, con sonorità molto più semplici, più dolce, e quindi quei canti di protesta vengono un po' meno perché si ha una concezione anche diversa da come si ha quando si ha 20 anni. Cosa c'è nel futuro di Marco Martino? Beh, cerchiamo sempre di dare il nostro meglio e di fare musica, nonostante faccia anche altri lavori, però la musica è la mia passione, quindi tra un po' di tempo libero si cerca sempre di incidere e di produrre. Ma poi cosa importa se mi sento a casa? Rimani con me almeno mezz'ora, o perlomeno il tempo che ci basta. Ancora non so dove ci porterà la confusione. Tu aspetta però che tutto il tempo per portarti altrove. Tu pronta per ricominciare, io pronto per rifarmi male. Io che vivo di nostalgia, ma cosa te lo dico a fare? Che mi ricordi regionali che prendevo per andare al mare. E siamo due voci diverse, ma nello stesso vocale. È vero, non so le strade di Roma, ma poi cosa importa se mi sento a casa? Rimani con me almeno mezz'ora, o perlomeno il tempo che ci basta. Ancora non so dove ci porterà la confusione. Tu aspetta però che tutto il tempo per portarti altrove.